Sono tornata a Lima e ho avuto tempo per visitare il centro storico e il colorato quartiere Barranco, noto per la street art. Racconto cosa vedere nella capitale peruviana partendo da Plaza Mayor, che ho visitato partecipando a un free tour, e in descrizione vi lascio il link per la prenotazione. Sulla piazza si affacciano la cattedrale e la chiesa e il sagrario, che consiglio di visitare per la bellezza dei suoi interni. In città si incontrano molte persone vestite con gli abiti tradizionali. Grazie alla visita guidata si apprendono molte curiosità sulla città. Il centro storico di Lima è entrato a far parte dei siti patrimonio dell'umanità UNESCO per la bellezza dei suoi edifici in stile differente. Vanno dall'Art Nouveau al neoclassico, allo stile coloniale. Passeggiando per le vie, alcune pedonali, si può ammirare la bellezza dei balconi in legno. La loro grandezza è proporzionale all'importanza della famiglia che costruì l'edificio. La chiesa della Merced è una delle più belle della città. La facciata è in stile tardo barocco e gli interni sono davvero ricchi. Purtroppo sono entrata mentre si svolgeva la cerimonia religiosa e perciò non ho potuto girare più di tanto, mentre più tardi l'ho trovata chiusa. Piazza San Martín è intitolata a Libertador, che contribuì all'indipendenza del paese nel 1824. A dicembre 2024 si festeggerà il bicentenario di questa data storica. Sulla piazza si affaccia il Grand Hotel Bolivar, che venne costruito nel 1924 e fu il primo albergo moderno della città. Vi ricordo quanto sia indispensabile stipulare un'assicurazione viaggi, soprattutto quando si va fuori dell'Europa. Io mi affido a Imondo e in descrizione vi lascio un link con uno sconto per tutte le tipologie di assicurazione. La Casa della Letteratura Peruviana è ospitata nell'ex stazione ferroviaria ed ha un bellissimo atrio con una vetrata in stile Liberty. Sul blog ho raccontato nei dettagli cosa vedere in 1 o 2 giorni a Lima. Una delle cose che consiglio è quella di passeggiare curiosando nei tanti negozi del centro storico e soffermarsi ad ammirare i tanti balconi in legno. Nel tour della città è compresa anche la degustazione della famosa bevanda Pisco Sour. Consiglio anche di fare un giro nel mercato della città, dove sono in vendita frutta, verdura e numerose tipologie di carne. Lungo la via si vedono numerosi chioschi di street food e lustrascarpe. La città, a distanza di anni, non è molto cambiata. E io ho apprezzato soprattutto la bellezza dell'architettura dei palazzi del centro storico.
la piazza antistante il convento di Santo Domingo è una delle più belle della città, davvero un angolo piacevole dove sedersi e osservare il via vai delle persone. Per utilizzare i bus veloci occorre acquistare una card ricaricabile che può essere utilizzata in contemporanea da più persone. Con un breve viaggio sono così arrivata nel quartiere di Barranco. Molti turisti scelgono di soggiornare qui per vivere l'atmosfera vivace di questo quartiere noto per la street art e le tante gallerie d'arte. Una delle cose da vedere è la chiesa ermita, che però è in stato di abbandono. È davvero piacevole passeggiare per le vie e le scalinate di questo quartiere ammirando i colorati murales. Queste opere di street art hanno dato nuova vita al quartiere. In descrizione vi lascio i link per prenotare alcuni alberghi tra i più apprezzati a Barranco. Un punto panoramico permette di ammirare la bellezza dell'Oceano Pacifico. Questi sono altri murales del quartiere. La biblioteca è uno degli edifici storici di Barranco, mentre per le vie della città si possono vedere queste belle macchine. E con un bus cittadino mi sono spostata di pochi chilometri verso il quartiere di Miraflores. Queste cassette sono un ricovero per i gatti randagi. Ovunque in città si trova lo street food, ma non è ancora tempo di mangiare, perciò continuiamo la nostra visita scendendo verso l'oceano. Thank you.
mese di luglio a Lima il cielo è grigio per la garua, questa nebbia che rende i paesaggi un po' cupi. Le spiagge della città sono molto frequentate dai surfisti ed è possibile anche prendere lezioni di surf. Il Parque de l'Amor è uno dei luoghi più frequentati della città. Offre una bella veduta panoramica sull'oceano ed è abbellito con panchine decorate a tema romantico. E con le ultime immagini che ritraggono la vita quotidiana di Lima, vi saluto e vi aspetto nei prossimi video nei quali racconterò la mia esperienza sul Rio delle Amazzoni. Iscrivetevi al canale per non perdervi le uscite.